seduta solenne del Consiglio regionale al Teatro della Pergola per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. L'assessore all'ambiente Monni ha illustrato il piano dei rifiuti, no nuovi termovalorizzatori a nuove discariche, sì all'economia circolare. Celebrazioni per Dante, Consiglio solenne alla Pergola. Una pietra miliare della letteratura mondiale, ma anche una pietra dello scandalo per il racconto senza veli di un'umanità fragile in perenne cammino alla ricerca di senso e felicità, una figura universale insieme a un esempio ancora attuale per la sua capacità di visione, la sua lungimiranza artistica e civile. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha aperto con queste parole la seduta solenne per i 700 anni dalla morte del sommo poeta tenutasi al Teatro della Pergola. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Ma io ritengo sia stato giusto, Antonio Mazzeo come Presidente del Consiglio regionale ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano, forse anche un po' perché lui radicato a Firenze dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, la Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia, e molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Ecco che troviamo quei riferimenti nella Divina Commedia al Casentino come alla Lunigiana, alle città di Siena, di Lucca, di Pisa e a tutto un mondo che poi porta ogni comune della Toscana a sentire in qualche modo un pezzetto di Dante dentro di sé. Quando abbiamo fatto il bando per le iniziative della Toscana, più di 190 comuni sui nostri 273, più di due terzi dei comuni della Toscana, festeggia quest'anno con un'occasione quello che è l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. La seduta solenne ha rappresentato uno dei momenti principali delle celebrazioni volute dal Consiglio regionale della Toscana, che ha approvato una legge speciale per promuovere iniziative dedicate alla vita e all'opera di Dante. Alla seduta hanno partecipato come ospiti Alberto Casadei, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa, ed Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Casadei nel suo intervento ha sottolineato i molti legami con la Toscana nell'opera dantesca. Schmidt ha presentato le 88 tavole con cui Federico Zuccari ha illustrato la Divina Commedia, ricordando che gli Uffizi custodiscono l'intero gruppo di questi fogli danteschi realizzati alla fine del Cinquecento dal pittore famoso per aver affrescato la cupola di Santa Maria del Fiore. La galleria ha aperto le celebrazioni per i 700 anni della morte dell'Alighieri con la mostra virtuale A rivedere le stelle, in cui per la prima volta i disegni sono visibili a tutti. Le gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti ma di misura più contenuta, e quelli più grandi erano la digitalizzazione
completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1 gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, è infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, il direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, con i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante, perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Piano dei rifiuti, no a nuovi termovalorizzatori e discariche. No a nuovi termovalorizzatori, no a nuove discariche, sia la costruzione di una vera e propria industria di rifiuti che sappia stare sul mercato. Il nuovo piano dei rifiuti in Toscana, illustrato all'ala dall'assessore Monni, vuole cambiare la concezione tenuta fino ad ora attraverso un approccio che si incardina sull'economia circolare. L'orizzonte tracciato in consiglio è sintetizzato in pochi ma ambiziosi punti: riduzione della produzione di rifiuti e riuso, miglioramento quali quantitativo delle raccolte differenziate fino a raggiungere l'obiettivo dell'80-85% nel 2035, più riciclo e recupero, no a nuovi termovalorizzatori, no a nuove discariche, orientamento della gestione dei rifiuti verso la realizzazione di una vera e propria industria nel quadro di una forte regia pubblica, partendo dal nuovo strumento dell'avviso pubblico. Il nuovo strumento, è stato spiegato all'aula da Monni, servirà a raccogliere da attori pubblici e privati manifestazioni di interesse relative alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero. Ma intanto questo piano vuole agevolare l'obiettivo dell'economia circolare, vale a dire un'economia che si rigenera da sola. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuole prevedere, ma anche recuperando abitudini vecchie, che erano quelle dei nostri avi, che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche, per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare e di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Oltre a questo, un'attenzione
particolare sarà rivolta al tema delle tariffe, e per quanto riguarda questo importante sarà anche vedere quali saranno le risorse che il sistema sarà capace di catturare anche per fare investimenti, per realizzare impianti, insomma per non far gravare la realizzazione dei medesimi sulla tariffa. Nella comunicazione dell'assessore Moni non ci sono numeri né il quadro della produzione attuale e futura dei rifiuti né le caratteristiche degli impianti, ha rilevato Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Non si possono fare ragionamenti senza dati certificati, non si può rimandare ai privati le scelte che gravano sui cittadini e le imprese toscane attraverso un bando in cui sostanzialmente si chiede che cosa vogliono fare, ha detto Capecchi. Si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome, si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati nuovi impianti di quarta generazione, non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche, ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette il proprio sporco sottoterra, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti lascia aperte le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. Manca una strategia di fondo e soprattutto non ci convince né il tentativo di escludere il Consiglio regionale da tutta la partita della pianificazione degli impianti, né si è capito come si intendano coinvolgere gli enti locali, che svolgono invece una funzione fondamentale nel rapporto con i cittadini. Infine, i nuovi impianti di quarta generazione, si dice, senza specificarne la quantità e l'ubicazione, i costi graveranno ancora sulla tariffa, quindi la Tari con questo fantomatico piano sarà destinata a aumentare nuovamente, mentre in realtà non si danno risposte nell'immediato per i cittadini e per le imprese. Critica la capogruppo della Lega Elisa Montemagni, siamo indietro, sappiamo benissimo che la scorsa legislatura se ne è parlato solo per merito nostro, si sono persi 5 anni, si sono aumentate le tariffe, ha dichiarato. Siamo in ritardo di più di qualche anno, scorsa legislatura abbiamo aspettato per 5 anni il piano rifiuti e non è arrivato, siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti. Sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale. E quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche, che è il grande nodo della Toscana. Oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica. L'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%. Ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante, e non lo diciamo noi, lo dice la Comunità Europea. E non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Già oggi noi andiamo a portare tantissimi dei nostri rifiuti urbani fuori dalla regione toscana per smaltirli, questo significa aumento di tariffa. Si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno riportati e vanno rimodernizzati quelli già esistenti. Ecco, io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, René Galletti, parla di una comunicazione ampiamente condivisibile, ma chiarisce la mancanza di un piano rifiuti annosa e complessa. È un capitolo in prosa di un libro dei sogni che riguarda il massimo delle aspettative che vorremmo avere per la nostra regione. Apprezziamo che in questa relazione l'economia circolare diventi finalmente un volano di crescita e diciamo anche un no forte a nuove discariche, ha chiusato Galletti. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo,
che la maggior parte dei principi delle linee guida che sono esposti riprendono pedissequamente quello che noi per 5 anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, e il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida, il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione, e soprattutto non ci è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse sui rifiuti a tutti i cittadini. Sostegno al piano arriva da Italia Viva. Più che il piano dei rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare. È un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili. E poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare. Colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che Italia Viva sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di farsi rendersi protagonista per intercettare risorse comunitarie per fare in modo che poi questo, che forse oggi visto come un libro dei sogni, possa diventare realtà.